male un po' di zucchero. Un po' di zucchero non fa male, soprattutto se non si è diabetici, non fa male. Grazie. Gira, gira, il mondo gira, un po' come il cucchiaino che gira lo zucchero in una tazza di caffè. Un buon caffè fa già un buon inizio di giornata, almeno per me, che ho voglia di prendere la bicicletta, di lasciare di finire questo caffè, prendere la strada che ci porterà ancora a Firenze, ma è la sede, diciamo, nazionale di un qualcosa che è più largo di Firenze, che riguarda lo sport, ma che riguarda la nostra rappresentativa nazionale di calcio, in quanto Giancarlo Antognoni, la persona che andremo a incontrare oggi, a scoprire se magari ha usato o usa tuttora la bicicletta, lavora a Coverciano, è responsabile delle squadre giovanili della nazionale italiana. È lì che abbiamo fissato il nostro incontro, la nostra chiacchierata, per cui, sperando che il tempo regga, mi seguite, io prendo la mia bicicletta, c'è sempre lì. Ora sono sicuro che Sergio non vi farà mancare questa mia partenza, ma io sono veramente particolarmente ansioso, direi, ansia positiva, di arrivare a Coverciano, di salutare Giancarlo. Spero che sia interessante e rimanete in ascolto, tanto i soliti 10 minuti passeranno molto molto velocemente. Che ti ho fatto, se ti ho fatto effetto, quando mi hai visto scendere da Coverciano con la mia bicicletta? Ma sicuramente un po' di invidia, perché andare in bicicletta è sempre molto piacevole. Purtroppo io ho intrapreso un'altra carriera, fortunatamente è andata bene, quindi, però devo dire che calcio e bici si uniscono, perché sono due sport molto belli, molto praticati, soprattutto in Italia. Credo che siano i due sport forse più frequentati all'aria aperta, dove c'è la natura, e quindi mi ha fatto piacere vederti arrivare con la bicicletta. E niente, poi mi ha fatto piacere rivederti, visto che te in definitiva ti considero il vero atleta. Eh sì, perché fare quello che hai fatto te sicuramente non è facile. È stato realizzato in quell'estate dell'82, che fu la prima volta che io ho abbracciato un televisore. Mi inginocchiai proprio, ti venni incontro, e ancora ricordo quell'espressione di delusione in mezzo a quel mare di gioia che ti fece quell'arbitro quando ti annullò il gol, che per me non era anche valido. Però al di là di tutto, ora sei qui con me, anche se poi da quel mondiale per un incidente dannato, lasciamogli stare, ti sei perso la finale, però sei campione del mondo, insomma, meglio aver non giocato la finale e sei campione del mondo o averla fatta, magari, che domanda, eh? No, io preferivo fare quella finale, però il destino è stato un po' crudele, però devo dire che ho disputato le altre 6 partite precedenti, quindi diciamo tutti ci sentiamo poi alla fine campioni del mondo. Ho un ricordo piacevole di quella partita con il Brasile, che poi alla fine è stata determinante per noi, perché solo vincendo riuscivamo ad andare avanti. E quindi quel quarto gol che te mi hai ricordato, un po' di rimpianto ce l'ho sempre, perché dopo mi ha anche pregiudicato l'infortunio, perché io cercavo a quel punto il gol a tutti i costi, perché volevo far gol in quel mondiale. E invece mi era stata annullata la partita precedente, e cercando di far gol con la Polonia ho visto quella palla al limite dell'area molto attraente, ho calciato e invece di prendere la palla ho preso il piede di un giocatore polacco, e quindi a quel punto mi sono pregiudicato la finale. Però tutto era dovuto a quel gol annullato con il Brasile. Se non succedeva quello, io stavo calmo, tranquillo e non cercavo di far gol a tutti i costi. Sei andato in bicicletta, ci vai ancora? No, qualche volta, cioè, adesso faccio ciclette, non bicicletta esterna, ciclette da palestra, senza ruote, che è sempre
Devo dire è sempre dura però, perché no, poi no, quando metti un po' di salita, un po' di... Cioè, è dura, sinceramente. E poi manca il piacere dell'aria, la cicletta come esercizio fisico è la stessa cosa, però non vedi, non saluti, vedi, ti manca... Certo. Però ti volevo dire, mi è venuto, non so se sei d'accordo, anche se sei andato il giusto, diciamo così, in bicicletta, magari a Asti quando avevi 15 anni, lasciamo stare sì, la storia. Non avendo la patente. Con Giancarlo. Si andava a piedi, però. Quante puntate ci sarebbero da fare con Giancarlo Antonioni? Comunque, dicevo, mi sembra che le tue belle salite, per tornare forse a un confronto improponibile tra la bicicletta e il calcio, però il ciclista per caso è quello. Anche un calciatore sul serio, un grande calciatore che lo fa le cose per amore, ecco, con una certa serietà. Ma le tue belle salite mi sembra che ti si sono presentate, eh? Ma diciamo, la vita è una salita, perché poi a volte ti trovi in salita, poi quando sei in cima riscendi e... Ma la discesa non ti rende mai quello... No, è vero, eh? In effetti, diciamo, nella mia carriera ho anche subito degli incidenti, brutti infortuni che purtroppo fanno parte del mestiere, quindi oggi non c'è rimpianto da parte di niente, di quello che uno ha cercato di fare nel modo giusto. Però, come dicevi giustamente te, Marco, il problema è che la vita a volte ti riserva delle sorprese negative, però l'importante è superarle e poi ritornare come sei partito. E quindi, diciamo, la mia volontà e l'amore per il calcio mi ha portato, anche se ho subito brutti incidenti, a ritornare. E oggi, a 52 anni, sono integro, posso ancora giocare, quindi... Sono contento di quello che ho fatto, e quindi diciamo, anche se ho subito brutti colpi, però poi sono ripartito. Correndo com'era? Guardando le stelle, com'era? Anche, guardando le stelle. Cioè... Giocava al calcio guardando Brera, chi lo inventò questo? Lo inventò, diciamo, all'esordio, un giornalista che poi è rimasto un po' nella storia. Antonioni gioca guardando le stelle. E per me è stato forse uno dei più bei complimenti che un giornalista poteva darmi al momento in cui ha iniziato a giocare. Gioca guardando le stelle perché non abbassa la testa quando ha la palla a tre piedi. E quello è un bel complimento, perché vuol dire che te hai padronanza senza guardare in terra quando... Poi c'era uno laggiù a 20-30 metri, ta! Senza sforzo apparente, quello è un trucco, cioè non si può insegnare o si può insegnare, no? Era una cosa tua. No, tutto si può insegnare, però quelle cose sono naturali, credo. Il fatto di fare un lancio di 30-40 metri sul piede, o ce l'hai o non ce l'hai. Sì. Io, a proposito di acquisire, sono curioso di vedere il tuo ufficio, veramente, anche perché ti vorrei fare acquisire dei piccoli ricordi del nostro incontro, e magari almeno cambiamo anche scena e vediamo il campo di gioco attuale di Giancarlo Antonioni. Io amo l'olio toscano, questo è un olio del Molise, ti invito a provare perché io l'ho scoperto ora, ho fatto il giro del mondo, non ero mai stato in Molise. Poi gli devo dare anche questa piccola borsettina perché oggi è dell'amico Marcello della Primavera. Marcello mi farà, pensa, sul suo telefonino c'è una foto sua e tua, e magari un giorno ci prendiamo un caffè insieme, però oggi non l'ho potuto invitare. Scusa Marcello, però c'eri anche te, vedi, c'eri nel mio cuore. E poi un'ultima cosa che non conosce nemmeno Sergio, magari lo apriamo insieme. Questo è un dragone che viene dalle mie terre dell'Himalaya, un dragone tibetano che serve... Sarebbe per lungo, ecco, sì. Per così, vediamo. Ecco, questo è un dragone tibetano che serve a mandar via il male, Antonio.
ogni tipo, anche la malasorte. Forse dice io non ne ho bisogno, sto bene così. Però non è mai male, io è come se ti dessi un pezzettino di me, te ci hai dato tanto a noi, forse anche indirettamente a me, tante emozioni, tante cose. E poi chissà, se quel discorso va bene, un giorno tornerai in qualche modo nella Fiorentina, io lo sai, sono presidente del Viola Club Kathmandu. Marcello è vicepresidente del Viola Club Kathmandu. Magari un giorno potremmo proporre questa partita alle falde dell'Himalaya tra Fiorentina e Kathmandu. Molto bello sarebbe, anche perché è una zona che io personalmente conosco poco, però andare in giro, visitare, lasciamoci, è sempre bella. Lasciamoci così, quindi, con un sogno comune. Va bene. Grazie Giancarlo.